di staccarlo. Non lo so. Ragazzi, i crossfit, staccatevi. No, no, no. Esercizi della box butter di Ferrara. Oggi ce ne saranno alcuni. Stai andando, no? Sì, adesso sembra che vada. Ho tirato due bestemmie sulla chat del CrossFit, adesso funziona. Ora vedo cosa mi insegni di nuovo. Ciao Clara. Ah, sono posizioni statiche. Intanto che aspettiamo la Robby, chiudo la porta, fai il bombo, boh. Bene. Ci siamo? Stai andando tu? Ok. Ci siamo tutti? Allora, esercizi statici, manterremo degli esercizi anche 4 minuti in alcuni casi, quindi cercate di dosare l'intensità come al solito. Partiremo con la parte superiore e finiremo con la parte inferiore, un po' di relax. Robby, ci sei? Sì, dai. Benvenuti a tutti e iniziamo con la prima posizione di spinge con i gomiti appoggiati. Quindi vi mettete pancia giù, gomito esattamente sotto le spalle, le mani in appoggio come la spinge. Spingo con le spalle e rilasso la muscolatura della schiena, dei glutei e delle gambe. Mantengo la posizione 2 minuti. Io col cronometro? Non te la chiedi? Vieni. Fate capire? Sì, sì. 2 minuti di spinge. Inspiro, le spalle spingono, rilassate la zona lombare, rilassate i glutei e le gambe. Vedete il tratto cervicale allungato, non in flessione, non in estensione. Inspira, espira. Le spalle sono attive. Semplicemente spostate un pochino i gomiti più avanti, ma non crollate con le spalle. Tenete sempre le spalle attive e tutto il resto rilassato. Inspira con la pancia, espira con la bocca. 30 secondi al cambio. Porteremo dopo in ginocchio. Inspira, gonfia la pancia. Espira, relax. Piano piano appoggia i piedi, vai in ginocchio. Il bacino deve essere esattamente sopra le ginocchia, le mani lontane da voi. Da questa posizione infilate il braccio destro sotto in modo da andare a spingere con il petto sulla spalla destra che si appoggia al suolo. La mano sinistra si allunga in avanti, la fronte è in appoggio con la guancia, andate in appoggio. Manteniamo la posizione 1 minuto per braccio. Palmo della mano destra sollevata. Cercate di far crollare il peso dello sterno, delle spalle, sul braccio destro.
e spingete verso il basso il braccio, l'ascella sinistra. Secondi al cambio. Piano piano uscite dolcemente dalla posizione, portate il braccio destro avanti, il sinistro incrociato sotto, la guancia sinistra in appoggio. Braccio destro teso e spingo. Il peso dello sterno deve andare verso il basso. Un minuto. Sì. Allontanate il braccio destro in avanti. Cercate di imprimere bene la spinta verso il basso dell'ascella destra. Uscite dalla posizione piano piano e ci mettiamo proni, pancia giù. Portiamo il braccio destro giù sotto e il braccio sinistro sopra incrociato. Non dovete stare sotto la faccia ma sotto il petto. Da qui appoggio e vado a premere, a portare la testa verso il basso. Allontanate il più possibile le braccia nelle due diagonali. Un minuto con il braccio destro sotto, un minuto cambiamo. Fate crollare il peso sulle braccia, sulle spalle. Respirate. Uscite dalla posizione, piano, e cambiamo, invertiamo le braccia, sinistro sotto, destro sopra, sempre sotto, vicino allo sterno, incrocio per bene, appoggio il petto sulle braccia e sto lì un minuto. Il peso del tronco insieme alla forza della gravità che vi porta in stretch il deltoide della spalla e apre posteriormente la spalla. Respirate. Secondi, dopo andremo di nuovo in ginocchio col bacino sollevato e le braccia in avanti. Piano piano esci, con calma, avete tutto il tempo per fare la posizione che si chiama, Robby? Puppy Dog. Puppy Dog.
bacino sollevato, le mani lontane, devo spingere verso il basso lo sterno. Se appoggiate la fronte è più facile, se appoggiate il mento è più difficile. Manteniamo la posizione per 2 minuti, a iniziare da adesso. State lì, respirate. State lì e respirate, fate crollare giù lo sterno, le ascelle. Ora piano piano tornate su con il busto e uscite dalla posizione. Rilassate un attimo. E torniamo a fare l'ultimo minuto con la variazione delle braccia, la fronte in appoggio, le braccia vanno verso le scapole. Cercate di spingere sempre verso il basso, sterno e ascelle. 1 minuto a partire da adesso. Puntate i gomiti e andate verso il basso con lo sterno. Respirate 10 secondi. Mettete un cuscino. Manteniamo la posizione per 3 minuti, quindi cercate di trovare una posizione confortevole a partire da adesso. 3 minuti. Se non avete un cuscino a portata di mano, potete arrotolare il materassino 3-4 volte per dare un sostegno sotto il ginocchio, per renderlo più morbido.
le mani sono in appoggio il primo minuto, poi cercheremo di andare con i gomiti e chi vuole stende anche le braccia. Cercate di spingere il pube in avanti, basso, il collo del piede sinistro è a terra. Aprite un po' il ginocchio destro. Il primo minuto sta per finire adesso, 3, 2, chi vuole può iniziare ad andare un pochino più giù, anche spostando lievemente le mani avanti, per permettere ai gomiti di scivolare verso il basso. È molto più facile appoggiare il gomito sinistro, però dobbiamo lavorare un po' di più, piano piano, sulla spinta del gomito destro. Potete aprire un po' di più l'angolo della gamba destra. Non forzate. Respirate. Ogni volta che espirate, abbassate un po' di più il gomito. Sono già passati più di 2 minuti e 10. Il gomito destro nella spinta verso il basso del gomito destro. Quando si esce dalla posizione si fanno i passaggi a ritroso, 3, 2, piano piano stendi, con calma, porta dietro, e facciamo 3 minuti con l'altra gamba. Prima ti posizioni, date un attimo di sollievo alle anche, le mani parallele, spostate un pochino il piede in fuori, appoggiamo le mani, sistema il ginocchio dietro e andiamo con 3 minuti a partire da adesso. Che Robby mi controlla il cronometro. In questa posizione cercate di portare in avanti un pelo alla volta il pube, il piede spinge, non vi sbilanciate sul lato destro, Lugo abbasso il gomito e mi si alza la gamba. Legato con il primo bit. Povero Lugo! Colpa della frente, secondo me. Abbasso la gamba, il gomito si alza la gamba. Un minuto, cerchiamo di andare piano piano, inizio a spostare un po' le mani. Basta solo spostare le mani avanti, già cambia l'intensità. A me fa male il ginocchio. Già questo fa cambiare l'intensità. Non abbiate fretta. Piano piano la struttura cede con calma.
appoggiate sempre il piede, ma portate fuori il ginocchio sinistro. Piano piano lavorate sull'appoggio del gomito che non appoggia. Respirate. Cosa sotto il sedere per tenerlo un po' più su. La posizione sarà tenuta per 4 minuti, busto flesso avanti. Ok? Andiamo. Seated forward fold, eppure. Partite comodi. Sentite tirare un pelino e iniziate a flettere il capo e piano piano spostare le mani in avanti. 4 minuti sono lunghi. Mantenete la posizione, inspira, espira. Non forzate. Abbandonate il capo, le spalle. Mano a mano che sentite di riuscire, aumentate un pochino la flessione del busto avanti. Del respiro, inspirate e gonfiate la pancia, quando espirate lasciate andare. Abbandonate il capo. Già 2 minuti. Rilassate le spalle. Collaborare sulla pressione della caviglia verso il petto, tirando la punta verso il petto. Chi vuole può sollevare i talloni da terra. Manca l'ultimo minuto.
respirate. Fate il passaggio a ritroso per tornare su, senza fretta. Torna indietro lentamente. Ci torniamo a mettere in posizione prona per fare swan, la sfinge con le braccia tese, che in inglese si chiama seal. Quindi abbiamo fatto una chiusura, facciamo un'apertura, un'estensione. Le ginocchia in appoggio, le braccia spingono, rilassa il più possibile, puoi adottare due modi, rilassare anche le spalle, mollando completamente, quindi facendo spallucce, e senti che succede qualcosa, un minuto dobbiamo vederlo, oppure attivare le spalle e senti che cambia un po' il lavoro sulla schiena. Io suggerisco di tenere le mani un pelino più avanti, ma di mollare completamente. Rilassa completamente tutto. Le braccia fuggono da leva. 30 secondi. Se è troppo intenso per te, puoi fare quello di prima, eh? Quando abbiamo finito ci mettiamo un attimo nella posizione del fanciullo. 3, 2, 1, sali, scarica la schiena andando indietro. Puoi rilassare anche le braccia lungo i fianchi. E andiamo a sdraiarci pancia su. Metto un attimo di lato, mi metto così. In questa posizione dovete afferrare dalla parte interna il piede, non è necessario stendere le gambe, anzi tenetele divaricate. Per quelli del CrossFit è uno squat, ok? Anche per quelli del Pilates. Cercate di spingere verso il basso le ginocchia, verso le ascelle. E contemporaneamente il sacro deve stare giù, ok? Ci posizioniamo. Si chiama Happy Baby. Happy Baby, come i bambini che giocano. Guardo il cronometro. Un minuto adesso. Spingo giù il sacro. Apro le anche. Rilasso il pavimento pelvico. Le mani spingono sul piede in modo tale da spingere verso il basso. Piano piano unisci le ginocchia, rilassa un attimo e andiamo nella posizione dello squat di massima cosciata. Quindi divarico le gambe, la punta leggermente in fuori, io mi metto di lato, scendo verso il basso, i talloni sono giù.
Ora, se vedete questa posizione, duratela 2 minuti. Rocky, guarda 2 minuti, grazie. Cerchiamo di tenere il tallone giù, ma di non stare in cifosi completa. Proviamo a forzare l'apertura. Vedete, Robby spinge con i gomiti contro le ginocchia e poi apre il petto, chiudendo un po' dietro le scapole. Se avete dei problemi sulla caviglia di mobilità, mettete due libri sotto un rialzo, sotto i talloni. Provate a tenere questa posizione, però non questa, dove perdete le ginocchia. Devo spingere, aprire, attivare un po' il dorsale anche. Ancora un minutino. Per le donne è molto più facile questa posizione, per gli uomini è molto molto più difficile. Con calma usciamo dalla posizione. Stendete le gambe. Rilassate le braccia lungo i fianchi e abbandonate il corpo a suolo. E state giù. Cercate di rilassare completamente le spalle, le braccia, tutta la colonna, i glutei, le gambe e anche i piedi. Lavorate sul respiro come abbiamo fatto sempre in questi giorni, inspirando dal naso e espirando dalla bocca. Ogni volta che espirate provate a rilassare sempre di più il corpo. Rilassate le spalle, le braccia, tutta la colonna, le gambe e lasciate cadere le gambe e i piedi fuori. Da lì vi concentrate solo sul movimento della vostra pancia. Inspirando gonfiate la pancia, espirando lasciate andare e rilassate. Solo la pancia si deve muovere quando inspirate, come un palloncino, e espirate dalla bocca lasciando andare. Lo facciamo ancora 5 volte. Inspirate dal naso. Espirate e lasciate andare. Focalizzatevi solo nel movimento della vostra pancia. Si gonfia nell'inspirazione e si rilassa nell'espirazione. Ancora 3 volte. Gonfiate la pancia e rilassate il corpo. L'ultima volta, nell'ultimo respiro afferrate le ginocchia e le tirate al petto e con calma ci tiriamo su.
che per oggi abbiamo finito. Bene, grazie a tutti. Per quanto riguarda il CrossFit, ci vediamo alla diretta delle 5. Oggi ci sarà Fantus che farà il Team WOD e come ospite, ve lo dico adesso, ma arriverà la notifica, ci sarà il mitico Morra. Grande Morra! Il super capo dei giudici di tutta Italia. Per quanto riguarda il Pilates, ci vediamo lunedì alle 5:30 con la Marci. Abbiamo cambiato gli orari, avremo una diretta al giorno, lunedì, mercoledì e venerdì con la Marci alle 5:30, martedì, giovedì e sabato alle 11 con me. Buona domenica! Ciao ragazzi, buona domenica! A presto, ciao! Grazie ragazzi, ciao! Stoppi tu lì? Sì. Io. Grazie Bruna, sto benissimo, brava Luce! Fallo di nuovo Luce, mi fa